San Gregorio Magno apre le porte alla 16ª edizione dell'Angiolillo Folk Fest con una conferenza stampa di presentazione dell'evento che si è tenuta nella sala bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia di Salerno. Da anni, con l'intento di tessere legami culturali tra i 5 continenti attraverso la musica popolare ed il recupero delle tradizioni, l'organizzazione porta a San Gregorio Magno gruppi folk di grande spessore, capaci di regalare un'emozione continua ricca di musica, danza e colori. All'evento erano presenti Gerardo Bonifati, presidente nazionale FITP, Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Francesco Tortoriello, presidente regionale Campania FITP e presidente del gruppo folclorico gregoriano organizzatore del festival, Giovanni Guzzo, vicepresidente della provincia di Salerno, Nicola Padula, sindaco di San Gregorio Magno, Margherita Morriello, assessore del comune di San Gregorio Magno, e Vito Saggese, membro del CDA della BCC Magna Grecia. San Gregorio diventa un luogo importante per la memoria delle nostre tradizioni, per quello che è l'aspetto importante della valorizzazione delle identità territoriali. E l'Angiolillo Folk Festival sicuramente è un luogo nell'ambito del programma più ampio della nostra tradizione, dove si esprime sicuramente quello che è la cultura internazionale espressa dai gruppi folclorici provenienti da tutto il mondo. La federazione, in una mappa più ampia, ritiene che San Gregorio sempre più deve diventare un luogo d'incontro, esaltando quello che sono i concetti della cultura, della pace, dell'incontro e del confronto. E pertanto ovviamente la nostra federazione è felice di essere presente, di farne parte e di utilizzare i propri canali proprio per promuovere questa manifestazione che riteniamo un'eccellenza. Ormai questo evento a San Gregorio è un perno fisso dell'offerta turistica gregoriana. Quali le novità di quest'anno? La novità è già rinnovarsi, perché non è scontato ogni anno che i giovani riescano a unire un po' tutta la ragnatela dell'impegno che ci vuole e portare avanti l'iniziativa. Quest'anno abbiamo un nuovo gruppo internazionale che è un oltreoceano, di nuovo dopo l'edizione 2019 che ci fu il Sudafrica, abbiamo un gruppo proveniente dal Taiwan che allieterà la piazza, oltre ai gruppi internazionali che sosterranno sul territorio i prossimi giorni e visiteranno la nostra terra. Vicepresidente, l'Angiolillo Folk Fest è una realtà culturale e la musica è la lingua del mondo per diffondere la pace. Sì, la musica è il linguaggio più semplice che arriva ai cuori e alla mente. Quando poi è capace di coniugare varie generazioni, è capace cioè di mettere insieme età generazionali diverse, dai più piccoli ai più grandi, qual è quello di questa manifestazione, qual è lo spirito del gruppo folclorico di San Gregorio Magno, penso che è un mix di successo. Quindi è una manifestazione che è capace di fare tutto questo, che è capace soprattutto di creare una vetrina per San Gregorio Magno, perché rappresenta, come dire, un momento di visibilità anche per gruppi che vengono da paesi stranieri, un momento di visibilità e di attenzione per l'intera provincia. Sindaco Padula, non solo baccanalia a San Gregorio perché si punta sulla cultura, adesso tocca all'Angiolillo Folk Fest, un momento di cultura, di aggregazione attraverso il linguaggio della musica e il recupero delle tradizioni. Certo. Sì, ecco, il nostro paese, ma non solo, io estenderei questa osservazione a tutta l'area interna del Seretanagro, non si contraddistingue solo per il buon vivere, per il cibo soprattutto, per la gastronomia, che rappresenta comunque la nostra forza, la nostra caratteristica principale, ma i nostri territori sono territori che esprimono anche una cultura secolare, ecco, per così dire, una cultura che ha nelle sue varie diramazioni, nel caso nostro l'Angiolillo Folk Festival, qualcosa che attiene al folklore, ma non solo, visto che è intitolato al brigante Angiolillo, anche alla storia. E sarebbe interessante per tutti conoscere la storia di questo brigante che è stato etichettato un po' come il Robin Hood, ecco, del sud, e la cui importanza è data anche dal fatto che si è scomodato, ecco, tra virgolette, per lui ha scritto qualcosa relativamente ad Angiolillo anche Benedetto Croce.